Ciao a tutti e bentornati sul canale Ciccetti 2. Oggi non sono in auto a fare il video, ma tratteremo della mia scalata a Leggenda. Bene, eccoci qui sul mio villaggio Ciccetti 2. Come vedete sono a 4176 coppe, ma ho raggiunto decisamente coppie più alte, arrivando a circa 4250. Ma poi, al di là degli attacchi ricevuti, faccio delle cappellate, tipo in questo caso sono riuscito ad attaccare non accorgendomi che non avevo i reali pronti, e altre cappellate che tutto sommato sono scomparse. C'è da dire che ad oggi attacco con i bocciatori, che mi danno dei discreti risultati. Ad esempio andiamo a vedere questo con un 70% contro un TH11 mezzo maxato. Velocizziamo, e con questa tecnica sono riuscito a portarmi a casa 2 stelle, 70% e un discreto bottino, cosa che non mi è uscito nell'ultimo attacco, dove invece poverino il municipio non è neanche stato toccato. Però non potevo non attaccarlo, in quanto le quantità di risorse erano veramente veramente alte. Quest'unico bocciatore si fa strada. Che dire, la tecnica del bocciatore è una tecnica sicuramente utile, non vedo l'ora di portare i bocciatori al 2 e poi al 3. Devo dire che risorse ne sto facendo, in questo momento sto completando le torri dello stregone e ho iniziato a fare il mortaio, e sto portando la caserma a livello 12 in modo da avere anche il minatore. Che altro dire? Siamo anche in guerra e in questo momento siamo anche a un buon livello. Abbiamo bistellato le parti alte, andremo poi credo a trestellare questo municipio 10 e mezzo, con delle mura ridicole. Utilizzerò penso i bocciatori e penso di portarmi a casa le 3 stelle, anche perché i reali sono veramente bassi. Bene, detto questo, un attacco in corso, guardiamo live. Attacco da parte di Rink, il nostro numero 2, che attacca con le Valchirie. Viene dalla parte alta. Contiene streghe, sì, un draghetto. Ora dovrebbero entrare le Valchirie. Furia. Le Valchirie secondo me andranno a girare, ma parte entrano. Ottimo, se le salva con l'abilità della bene, sono entrate abbastanza per creare dei grossi danni alle strutture centrali. Un po' stanno girando. I maghetti esterni puliscono. Aia, per questa bombona, però si sono difese stando esternamente. Sì, direi che la nostra Rink si può anche portare a casa le 3 stelle. Grande Rink per il risultato. Con gli archi va a pulire, gli avanzano pure delle truppe. Ottimo. Brava Rink, che si porta a casa queste bellissime stelle. Grande. Grande Rink. Ok.
Bene, detto questo, vi saluto e lascio il video alla parte finale. Come avete visto, ho modificato i miei attacchi utilizzando i bocciatori, ma ogni tanto faccio delle cappellate, andando così a perdere una fracanata di coppe. Ma non mi perdo d'animo e con il supporto di Italy Crespelle arriverò a Lega Leggenda. Ciao e alla prossima, e mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi e rimanete aggiornati sui nuovi video usciti.